Salve a tutti ragazzi, bentornati nuovamente sul canale di Gema Gamer e oggi siamo qui a presentarvi un altro episodio della demo di PES 16. Mi è stato richiesto da un mio grandissimo amico che saluto, Gianluca, e quindi faccio questo gameplay per una richiesta di un iscritto e oggi vedremo una partita tra Brasile e Francia. Allora, vediamo un po' le impostazioni generali. Ok, comincia la partita. Ieri, per la prima volta, sono riuscito a pubblicare due video consecutivamente. Due video oggi, però, due video nella stessa giornata. Spero vi siano piaciuti entrambi. Volevo dire che PES come diciamo demo mi prende di più a giocare. Forse perché è un sistema un po' particolare. Ha dei lati negativi, però mi prende di più molto a giocare. È più divertente la demo. Poi bisogna vedere il prodotto finale, ovviamente. Attenzione, Diego Tardelli! Spero che i miei video vi stiano piacendo di più con questi nuovi strumenti con cui registro. Non sono il massimo, però. L'importante è che il video sia di alta qualità. E spero anche che il mio canale vi piaccia. Iscrivetevi, condividete, insomma. Che a me può far altro che piacere. Non può far altro che piacere che condividiate. Allora. Attenzione, Valbuena. Valbuena, dove vai? Valbuena, stesso qua, Valbuena. Attenzione che fallo! Ah, volevo dire, gli arbitri in PES sono inesistenti praticamente. Puoi fare quanti falli vuoi, non devi fischiare nessuno, al massimo ti danno un giallo. Ripartenza Brasile con Willian e Diego Tardelli che si prendono il gioco dalla difesa. Willian! Attenzione Neymar! Andiamo ad esultare il cameraman. Qui finalmente ci sono riuscito. Mamma mia che grafica però, non smetterò mai di dirlo. Grafica impressionante. Sì, nel Brasile. Il Brasile attacca. Andando a batte Griezmann, Benzema, vada per Griezmann, attenzione Griezmann, ripartenza falsa diciamo. Finisce il primo tempo, andiamo al secondo. E vediamo un po' cosa succede. Parte anche il secondo tempo, con la Francia che prova ad attaccare, ma perde la palla. Fraseggio della Francia, molto difficile da anticipare. Valbuena palla al centro, non va. Riparte il Brasile con dei passaggi niente male. Willian ci degusta con qualche giochettino, con qualche skill. Danilo una finta. Willian palla per Coutinho, il tiro non va. Neymar
me la prende, ragazzi. Benzema trova un varco. Trova un varco Benzema. Che parata del portiere del Brasile. Balbuena batte. Sissoko ancora parata. Felipe Luis spazza Willian. Coutinho e Neymar fanno ripartire questo contropiede. Neymar. Neymar è uno dei più forti del gioco, come potete notare. Ci sono falli in zona. L'arbitro non fischia. La Francia non riesce a dominare questa partita. E giustamente adesso che ho detto questa frase mi buscherò un bel gol. Guardate i passaggi. Sono però c'è l'ultima azione forse della Francia. Attenzione, questo potrebbe essere un gol. E infatti la Francia pareggia al 90esimo con una bellissima azione, gol di Karim Benzema. Sembrava una partita chiusa, invece ci hanno fatto un bel gol. E io tiro dalla distanza e finisce qui la partita, ragazzi. Spero che questa partita vi sia piaciuta. Intanto vi lascio con una visuale di Neymar pazzesca. Beh, ragazzi, io vi saluto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Non so se pubblicherò un video della mia squadra di FIFA 15 o qualche altro video. Comunque, restate qui che sarete aggiornati. Iscrivetevi, condividete, mettete un bel mi piace e andiamo avanti tutta. Ciao, ragazzi.